Ciao a tutti ragazzi, io sono Francesco Forina e vi do il benvenuto a questo nuovo video. È passato un po' di tempo, un bel po' di tempo, dall'inizio dell'anno, ma vorrei comunque augurare un buon 2024 a voi e alle vostre famiglie. Mi auguro che tutto vi vada e continui ad andarvi per il meglio. Oggi è il mio compleanno e ci tengo tantissimo a ringraziare i miei amici Alessandro e Dalia per avermi regalato questa fantastica t-shirt che indosso. Grazie raga. Rimanendo sul tema regali, anche se non proprio di compleanno, oggi voglio parlarvi di questo cubo, il quale mi è stato regalato da Aid. Per chi non lo conoscesse, Aid è uno dei più grandi, se non addirittura il più grande cubo mago italiano. Negli ultimi anni è stato protagonista di diverse imprese, quale ad esempio il muro di Aid o la più recente Aid 10.000, alle quali ho sempre partecipato con piacere. Sua inoltre è l'azienda Playbrain, di cui spesso vedete prodotti proprio qui sul canale. Prima di passare alla recensione vera e propria di questo cubo, ci tengo innanzitutto a ringraziarlo qualora dovesse mai vedere questo video. Grazie veramente di cuore, Aid. E vorrei spendere giusto due parole per raccontarvi come ha fatto a vincere questo cubo. Dovete sapere che l'estate scorsa, Aid decise di regalare 12 cubi diversi ad alcuni suoi follower. Per vincere uno di questi cubi, bisognava commentare e condividere alcuni dei reel da lui pubblicati sul suo profilo Instagram, come questo qui. Questo cubo costa 113 euro, si chiama Gan Kun Lun e costa così tanto per due motivi. Il primo è che a differenza di un cubo standard, che ha la struttura interna fatta in questo modo, con delle molle che tengono insieme il nucleo, questo sfrutta la levitazione magnetica. Infatti in ogni centro ci sono due magneti dello stesso polo che respingendosi funzionano come una molla. In più ci sono dei magneti aggiuntivi lungo tutta la struttura del cubo, rendendolo ovviamente molto fluido e scorrevole. Il secondo motivo è che è un'edizione speciale con i bordi in oro. Sebbene sia un cubo molto costoso, oggi voglio regalarlo a uno di voi. Per riceverlo vi basterà mettere mi piace al video, scrivere nei commenti la parola che ho nascosto più o meno a metà video, vediamo chi la trova, e seguirmi sul mio canale Telegram. Il vincitore dello scorso cubo è HarryLama008. Il commento non doveva essere casuale, ma doveva contenere una parola chiave più o meno nascosta all'interno del reel. Ad esempio, nel reel che avete appena visto, la parola chiave era Barbie. Il mio commento a quel reel è stato: ci vorrebbe Barbie botta di culo per vincere questo cubo. Immaginando che tra le varie versioni di Barbie ce ne fosse una particolarmente fortunata, diciamo così. Il commento ritenuto più ironico, o comunque quello preferito da Aid, veniva pubblicato nel reel successivo e annunciava quindi il vincitore. Potete benissimo immaginare come sia andata. Lo scorso cubo è stato vinto da Francesco Forina. Ebbene sì, ho vinto il cubo in palio. Una delle cose che più mi ha colpito, però, è avvenuta poco prima dell'annuncio della vittoria. Ovviamente non mi sarei mai aspettato di vincere. E poco prima della pubblicazione del reel, scrissi in privato ad Aid: confido sempre in Barbie botta di culo. Onestamente, non credevo nemmeno che visualizzasse o rispondesse, dato l'elevato numero di messaggi che immagino riceva quotidianamente dai suoi follower. E invece non solo visualizzò, ma mi rispose anche "vedremo" con le emoji che piange dalle risate. A quel punto, tra me e me, mi dissi: ok, ho vinto, manca solo l'ufficialità. E così poi è stato. Vi mostro uno screenshot di queste brevi battute. A questo punto penserete che Aid abbia deciso di regalare questi cubi per fare piacere ai suoi follower. E forse per 11 dodicesimi è così. Ma per questo cubo la storia è diversa. Ora vi dico il perché. La risposta è nel video Top 5 cubi di Rubik brutti. Guardate. Oggi raga, a grande richiesta, farò la top 5 dei cubi più brutti della mia collezione. Ragazzi, il cubo più brutto della mia collezione. Si vede? È il Gan Kun Lun. È un po' troppo arrogante per un cubo di Rubik. Avete capito perché voleva liberarsi del cubo? Ovviamente scherzo. E seriamente parlando, ringrazio ancora. Detto questo, bando alle ciance. Direi che è finalmente arrivato il momento di dirvi anno nuovo, cubo nuovo. Benvenuti alla recensione del Gan 13 Maglev Kun Lun. Questo cubo mi è stato regalato con questo bel, pratico ed utile sacchetto. Guardate nel dettaglio quanto è bello. Davvero molto comodo, morbido e soffice al tatto. Il cubo è in edizione limitata. Questo perché, come potete benissimo vedere, è molto molto particolare, dato che la base che lo caratterizza è di color oro. Su di essa troviamo gli sticker colorati che caratterizzano il classico color scheme di un cubo di Rubik. È davvero molto molto leggero, probabilmente, anzi sicuramente, il più leggero di tutta la mia collezione,
scorre decisamente molto bene. È magnetico, con magneti presenti in corrispondenza di spigoli ed angoli. Vi dirò di più. Questo cubo è dotato di tecnologia maglev, quindi con poli identici su superfici opposte che si respingono in corrispondenza dei centri. Ed è dotato di ben 88 magneti distribuiti in maniera uniforme all'interno di tutta la sua struttura. Vi mostro per quanto possibile la sua struttura interna, anch'essa completamente dorata. Taglia molto bene sia in senso diretto che in senso inverso. Data la sua peculiarità, ovvero la base color oro, presenta un costo piuttosto elevato, che su alcuni siti si aggira intorno ai $90, ma che su altri può arrivare anche intorno ai 135 euro o addirittura 186 euro. Infine, come al solito, vi mostro il pattern della scacchiera. Guardate che meraviglia! Con questo direi che vi ho detto più o meno tutto. Ora non resta altro da fare che mischiare e risolvere questo cubo, ma prima ve lo mostro un po' più da vicino. Bene ragazzi, con questo siamo giunti alla fine del video. Vi dirò una cosa, ho cambiato completamente opinione su questo cubo. Sì, perché quando l'ho visto la prima volta nel video di Aiden mi sembrava un po' troppo esagerato, un po' troppo pacchiano se vogliamo. Invece ora, dopo averlo visto, dopo averci giocato, dopo averlo risolto, vi dico che non solo è fenomenale dal punto di vista proprio qualitativo, ma tutto sommato è anche bello dal punto di vista estetico. Mi ha decisamente convinto, approvato. Se siete fan di cubi, rompicapi, giochi e puzzle, mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Se questo video vi è piaciuto, fatemelo sapere, lasciate un bel like, scrivetemi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto mi raccomando mi aiutate sui social per farlo vedere a tutti. Vi lascio inoltre, sempre qui sotto in descrizione, il link per il Gun 13 Maglev Kunlun, sempre nel caso in cui riusciste magari o di acquistarlo o eventualmente di regalarlo a qualcuno. Io con questo ho concluso, quindi non mi è stato da fare che ringraziarvi per la cortesa attenzione e auguro a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ciao ragazzi, al prossimo video!